la accederà o resterà opposizione. Ma io credo, Nando, che la rivoluzione di Crocetta sia soltanto una rivoluzione di ipocrisia. L'ipocrisia fondata sui suoi plani e sulle bugie. Alla fine ci rendiamo conto, a distanza di 3 anni circa dal suo governo, che nulla di tutto quello da lui proclamato e annunciato si è realizzato. In più, se a questo aggiungiamo il gioco delle parti, degli altri partiti di governo, di coalizione, come l'UDC con Gianpiero D'Alia, che un giorno dice di essere all'opposizione e l'altro giorno invece chiede al governatore nuove poltrone o di aggregare nuovi soggetti come il nuovo centrodestra, è chiaro che la politica del vecchio sistema, che Crocetta stesso aveva recuperato, aveva violato, per dire allarghiamo e sommiamo gli addendi per avere un risultato maggiore. Alla fine si renderanno conto che malgrado gli addendi saranno superiori e numericamente più consistenti, il risultato finale sarà assolutamente deludente per loro, perché i cittadini siciliani hanno preso coscienza di quello che è successo e li puniranno nelle